Salve a tutti ragazzi, Antonio Cianci, il raccatafilm con un video tutto incentrato sul Comic Con appena passato. I trailer più ficcanti, il manifesto dei cinecomic e dei blockbuster più muscolari, nelle loro versioni teaser e full trailer. Un'edizione che ha tirato fuori dal cilindro nuove entusiasmanti storie della DC Comics, cominciando da Shazam. Nuovo personaggio da inserire, una chiave comica che emerge di prepotenza, andando a modificare di netto le sorti di questo filone. Zachary Levi mette su massa e rappresenta il punto di forza della pellicola, quasi lo potremmo definire il Deadpool della DC, pronto a prepararci battute taglienti e un'avventura scanzonata e ben lontana dai toni precedentemente trattati nel DC Extended Universe. Aquaman lo segue a ruota, il film di James Wan ha tutta l'intenzione di stupire, con scenari magniloquenti, una realtà sotto il livello dell'acqua e un cast particolarmente indicato, in grado, secondo me, di coinvolgerci in uno spettacolo variopinto e mi sa ancora un tantino da rifinire in fase di post-produzione. La CGI è impiegata in maniera veramente massiccia, in alcuni punti il rischio di sembrare nauseante c'è, è in agguato e non vorrei che questa sensazione fosse persistente. Il mitico regno di Atlantide comunque si manifesterà sui nostri schermi a partire da inizio gennaio. La curiosità è comunque tanta, non stiamo più nella pelle. Per ora niente sequel di Wonder Woman, le riprese sono ancora in atto e per il teaser ci vorrà ancora molto tempo. In compenso cosa ci è capitato fra le mani? Un bel pacco regalo firmato M. Night Shyamalan, ecco cosa. Glass è il capitolo, si spera, conclusivo che chiuderà la storyline dei due Unbreakable di 18 anni fa e Split. Il trio di attori Bruce Willis, James McAvoy e Samuel L. Jackson interagiranno fra di loro, si prospettano momenti iconici e una caratterizzazione scolpita con minuzia nei particolari. Shyamalan e la sua rinascita, un universo alternativo dove i supereroi sono tra noi e vengono chiusi in centri psichiatrici. Il trailer è veramente ben realizzato, con un senso dello spettacolo aggiornato per l'occasione. Bastano i volti giusti e una cinepresa affamata di micro dettagli senza montare frettolosamente il girato. Il nostro veterano cineasta indiano è pronto per sconvolgere il panorama dei cinefumetti. Non vediamo l'ora. Apriamo la parentesi dei blockbuster con l'attesissimo sequel di Animali Fantastici, ancora una volta diretto da David Yates e scritto da J.K. Rowling. In veste di sceneggiatrice, la Rowling promette una storia ancora più oscura, col mistero sulla figura di Grindelwald svelato. E per essere rimasto sotto i radar per diversi anni, Johnny Depp sembra ottimamente in parte. Si spera che appaia in molte occasioni durante il film, tranne nel confronto diretto con la versione di Albus Silente interpretata da Jude Law. Per questo scontro dovremo attendere i capitoli successivi. Più che per il cast già formato e collaudato, si vorrà certamente esplorare la sottotrama di Lethal Strange, con Zoe Kravitz a ricoprire quel ruolo. Molte carte in tavola da mostrare in un trailer comunque avvincente, con il pieno di azione e divertimento, oltre ad un tono lontano dall'essere spiccatamente favolistico. Godzilla King of the Monsters, sequel diretto del fortunatissimo film di Gareth Edwards, con protagonisti questa volta Vera Farmiga e Millie Bobby Brown, direttamente da Stranger Things. Da vedere, rivedere e consumare un trailer di questo tipo, distruzione in vastissima scala, botte d'orbi fra mostri di vario tipo, Mothra e Ghidorah rappresentati allo stato dell'arte, i titani quindi che si faranno avanti per contrastare le nostre forze e quelle dell'immancabile Kaiju, atmosfera eccelsa, di grande impatto, con riprese sempre ampie, mai irregolari e ad alto tasso di spettacolarità. Il Michael Dougherty, regista di Trick or Treat e Krampus, ha voluto alzare la posta in gioco e il risultato sembra essere piuttosto promettente. Per finire, è doveroso soffermarsi su una produzione targata James Cameron e Lightstorm Entertainment. Prima di gustarci il seguito di Avatar nelle nostre sale, abbiamo un antipasto non di poco conto e si chiama Alita Angelo della Battaglia, un full trailer rilasciato che riprende pedestremente i tratti salienti del manga di riferimento di Yukito Kishiro. La città di scarica e Salem, la metropoli sospesa fra le nubi, verranno rappresentate con tecnologia di ultima generazione. Alita stessa, la protagonista, è certamente più credibile rispetto al teaser di qualche mese fa. Rosa Salazar sembrerebbe essere una guida molto convincente per trasportarci
nel loro universo. Occhi da strabuzzare a più riprese e un Robert Rodriguez pronto a fare la differenza, acquisendo le tecniche del maestro Cameron. Il piatto è servito e si spera fortemente sia prelibato. Antonio Cianci, il Rakatafilm con una versione flash di Trailer Review Speciale Comic Con 2018 ha finito. Spolliciate se avete gradito questo video e dalla redazione di Film Is Now è tutto. Alla prossima!